Sopra. Ok. Siamo in diretta. Manca solo l'acqua. Siamo in diretta.
Ciao a tutte, se vi disconnettete io lo vedo e piango. Per favore non fatelo. E allora, benvenuti e benvenute al quarto incontro di Scenari sull'evento, il seminario di quest'anno di Dalla Ridda. Questo è un evento sull'evento un po' particolare, perché per l'appunto lo stiamo facendo in streaming, dal momento che le aule ci sono state precluse a causa delle disposizioni regionali in materia di virus. E inoltre abbiamo dovuto cambiare più volte negli ultimi giorni le disposizioni per questo incontro in particolare, perché gli ospiti per alcuni motivi personali non sono potuti venire. Fra l'altro vi salutiamo, ciao Claudio e ciao Enrico. Quindi siamo qui, abbiamo un attimo dovuto riorganizzare, siamo a casa mia, questa è casa mia, spero vi piaccia, Mattia Scrune fa dei miei pony. E, abbiamo dovuto riorganizzare e abbiamo cambiato un minimo il format per questo incontro qui. E oggi parleremo di Meillassou e Badiou, e quindi del realismo speculativo, con Melania Mariconda, che si è fatto un capello particolarmente bello, Giulia Castagliuolo, e poi abbiamo un discussant di eccezione che è Della Torre. Quindi voi commentate tranquillamente, però non vi garantiamo che leggeremo tutto in tempo reale. Vi dico come funzionerà: prima di tutto inizia a parlare Melania, fa il suo intervento su Meillassou, poi parla Giulia di Badiou, poi Alessandro fa il suo intervento e poi ne discutiamo tutti insieme. Vi preghiamo di essere attivi, insomma, perché per noi è una cosa un po' particolare, abbiamo voluto approfittare di questa situazione per fare una cosa un po' diversa. Io quindi lascerei la parola a Melania. Vi ricordo che il prossimo incontro sarà l'11 marzo, stavolta speriamo in un'aula, con Antonio Moresco e Gianni Costantino, su Evento e Letteratura. Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e sentite le canzoni di Enzo Savastano. Bene, ciao a tutti. Io avevo preparato delle slide stupende, però purtroppo non riusciamo a proiettarle, quindi nulla, parlerò senza slide. Oggi vi presenterò un autore contemporaneo, vivo, Quentin Meillassou, noto anzitutto per l'appartenenza al cosiddetto realismo speculativo, di cui di fatto è considerato il capostipite. È infatti a partire dal 2006, anno di pubblicazione del suo libro fondamentale, Dopo la finitudine, saggio sulla necessità della contingenza, che si comincia a parlare di realismo speculativo in maniera più compatta, e nel 2007 al Goldsmith College di Londra viene organizzato il primo evento esplicitamente dedicato all'ondata del realismo speculativo, in cui partecipano fra gli altri Ray Brassier, Ian Hamilton Grant, Graham Harman e appunto Quentin Meillassou. Già nel 2002 però Delanda e Harman si erano dichiarati realisti esplicitamente. Ovviamente dirò una banalità, e cioè nel momento in cui parliamo di realismo speculativo parliamo di un calderone in cui non è possibile inserire tutte le posizioni degli autori senza forzature. Però ci sono chiaramente degli elementi che accomunano gli autori, uno su tutti un certo tipo di attacco al kantismo. Un attacco al kantismo non però ingenuo, con quindi un ripiegamento precritico, precritico o dogmatico, ma un addio al kantismo pensato soprattutto all'altezza del trascendentale, nel tentativo disperato di recuperare qualche forma di assoluto, facendo sì però che l'assoluto in questione non sia mai un assoluto dogmatico, quindi caratterizzato da una necessità di tipo leibniziano o cartesiano. Prima di fare considerazioni ulteriori, io vi presenterei il personaggio di Meillassou attraverso due sue citazioni, una del libro Dopo la finitudine e una di un'intervista rilasciata nel 2012, in cui è evidente la portata e l'inserimento del progetto di Meillassou all'interno della metafisica tradizionale. La prima citazione è molto il risveglio dal sonno correlazionale, quindi una ripresa esplicita del risveglio dal sonno dogmatico kantiano. La seconda invece fa riferimento a un personaggio contemporaneo, Michel Foucault, e Meillassou afferma che il grande internamento non è stato quello dei folli nel manicomio, ma quello dei filosofi nel correlato. Quindi evidentemente il giochino in entrambi i casi consiste nel sostituire il personaggio cui facevano riferimento Kant e Foucault con la figura del correlazionista.
Il correlazionista è un personaggio concettuale nevralgico, un nemico geniale inventato da Meyessou, geniale perché nonostante le ovvie forzature e l'incapacità di tenere insieme autori, il cui impatto è difficilmente collocabile, penso a Levinas, Nietzsche, Deleuze, Merleau-Ponty, poi magari ne discutiamo. Ma al di là di queste evidenti forzature, il personaggio funziona perché consente a Meyessou di trattenere per più di 150 pagine tutta la filosofia post-kantiana, tutta la metafisica post-kantiana. Quello che ci preoccupa non è tanto di vedere quanto la figura della correlazione riesca a giustificare tutti i movimenti del post-kantismo, ma dobbiamo vedere quali sono i pericoli che segnala il personaggio concettuale del correlazionista, se ci interessano, quali soluzioni lascia immaginare, quali sono i pericoli che segnala e quali sono le sperimentazioni attivabili. Quindi non si tratta di una questione di valore di verità, ma di gusto, interesse e appunto sperimentazione possibile. Non ho definito che cosa intende Meyessou per correlazionista. Il correlazionista è appunto qualsiasi filosofo dopo Kant, Kant compreso, ed è definito come tale perché il suo sistema metafisico fa riferimento ad una correlazione essenziale tra essere pensiero, mondo e coscienza, mondo e linguaggio, in sé per noi, noesi, noema, soggetto, oggetto, e tutte le varianti del caso che si sono state riproposte dopo Kant. Il punto fondamentale è che, dopo la svolta copernicana, il passaggio segreto per distinguere ciò che riflette semplicemente il nostro rapporto col mondo e ciò che invece appartiene soltanto al mondo in sé è stato definitivamente sbarrato da appunto la rivoluzione trascendentale. Da questo momento è impossibile aggredire l'oggetto da dietro per sapere che cosa sarebbe in se stesso e senza di noi. Quindi, in soldoni, la correlazione è l'idea secondo la quale noi possiamo accedere soltanto alla correlazione tra l'essere e il pensiero e mai ad uno dei due elementi presi separatamente. Il risultato è che se il pensiero non può uscire da se stesso, la cartografia che si disegna è quella di un'immanenza assoluta e claustrofobica, autoreferenziale, in qualche modo autistica, perché l'impossibilità di uscire dal pensiero fa sì che i rapporti tra interno ed esterno siano incapaci di produrre conoscenza effettiva. Quando parliamo di trascendentale, infatti, non parliamo soltanto di modi con cui riferiamo il fenomeno a condizioni universali, ma parliamo anche di un certo rapporto tra la ragione e se stessa, tra i modi che la ragione ha per avventare il reale, come titola il nostro incontro, e i modi che la ragione ha per avventare se stessa. E quindi inevitabilmente si finisce per spazializzare questa immagine in termini geografici. Il problema è che, secondo Meyessou, questa spazializzazione nella correlazione presenta un paradosso claustrofobico. Perché da un lato tutto interno o al pensiero, o alla coscienza, o al linguaggio, perché naturalmente occorre sempre avere coscienza di qualcosa, occorre sempre poter dire qualcosa, e siamo di fatto rinchiusi all'interno di questa gabbia immanente. Ma allo stesso modo tutto è rivolto verso l'esterno, tutto è completamente esternato perché la coscienza e il linguaggio sono di fatto le nostre finestre sul mondo. Celebre l'intenzionalità husserliana per cui la coscienza è sempre coscienza di. Se il risultato di questa claustrofobia è che non possiamo produrre conoscenza vera, Meyessou si chiede allora che cosa ne dobbiamo fare degli enunciati delle scienze sperimentali, che sono considerati tutti gli effetti vere, ma che fanno riferimento ad uno scenario totalmente irrelato rispetto al rapporto essere-pensiero. Quando ad esempio la scienza afferma, in base ai materiali fossili, che l'universo è nato 13,5 miliardi di anni fa, evidentemente evoca una dimensione che Meyessou definisce ancestrale e che, essendo anteriore ad ogni forma di vita rinvenuta sulla Terra, rimanda alla manifestazione dell'anteriorità di un ente sulla manifestazione, cioè apre una dimensione che è ontologicamente precedente al trascendentale, una dimensione in cui non sono ancora emerse le condizioni tramite cui possiamo avventare il reale o avere un'esperienza possibile. Per questo non si tratta semplicemente di immaginare un intestimoniato come un vaso che cade senza essere osservato, perché in questo caso basta inserire un controfattuale. Diciamo, vabbè, se ci fosse stato qualcuno, lo avrebbe visto il vaso in questo determinato modo. Ma se facciamo riferimento a uno scenario ontologicamente privo di condizioni trascendentali, non possiamo neanche utilizzare un controfattuale. Almeno questa è la tesi, a mio avviso, un po' oziosa di Meyessou. Quindi, qual è la soluzione per l'autore? Sfondare completamente il trascendentale. Dato che abbiamo evocato uno scenario senza trascendentale, vediamo come possiamo farne a meno. Ma togliendo il trascendentale,
l'operazione richiesta diventa quella di una ricerca dell'assoluto. Tuttavia, come dicevo all'inizio, l'assoluto che cerchiamo non può più essere un assoluto precritico e dogmatico. Cioè, la lezione kantiana ci ha comunque insegnato che non possiamo appellarci a un fondamento necessario in termini classici e dogmatici. Per cui ci troviamo di fronte alla situazione per cui, se l'ancestrale deve essere possibile, abbiamo bisogno di un assoluto e quindi di un fondamento che non rimanda a condizioni dell'esperienza possibile o reale che sia. Ma allo stesso tempo l'assoluto che stiamo cercando non dovrà essere dogmatico, cioè assolutamente necessario. La correlazione quindi è da un lato il bersaglio polemico, dall'altro però è anche il campo su cui si dispiega direttamente il progetto di Meyessou. La strategia consiste nel individuare uno spettro di posizioni, ovviamente molto approssimativo, ve l'avevo elencato in slide, ma ve lo leggo. La prima posizione è quella del dogmatista reale, del dogmatismo ingenuo o realista ingenuo, per cui una cosa in sé esiste ed è accessibile, abbandonata definitivamente dopo il kantismo. Il correlazionismo debole, che è la posizione kantiana. Un correlazionismo forte o molto forte, che è quello più in voga attualmente, incarnato secondo Meyessou nelle figure di Heidegger e Wittgenstein, e in ultimo un idealismo assoluto. Il correlazionismo debole kantiano ha questa caratteristica: l'insè non è conoscibile ma è pensabile, ed effettivamente se notiamo nella seconda critica addirittura Kant arriva ad affermare la realtà effettiva dell'idea di Dio e di anima, quindi c'è qualche tipo di comunicazione tra il fenomeno e il noumeno, non c'è una contraddizione per quanto riguarda la possibilità di pensare l'insè. Pensabilità del tutto esclusa invece dal correlazionismo forte o molto forte del tipo heideggeriano, wittgensteiniano, dove secondo Meyessou si prospetta un paesaggio di agnosticismo sfiancante. Perché se tutte le posizioni rispetto all'assoluto sono ugualmente legittime, dal momento che non possiamo né conoscere né pensare l'assoluto, allora tutte le posizioni rispetto all'assoluto sono anche ugualmente illegittime. E in questa assoluta equipollenza, priva di gerarchie, priva di differenziazioni, ci troviamo in un abisso di lotte incruente, senza spargimento di sangue, ma in cui paradossalmente emerge il pericolo del dogmatismo, cioè di quel fanatismo che fa sì che di fronte all'equipollenza qualsiasi posizione possa rivendicare la propria preminenza. È una critica, quella dell'agnosticismo sfiancante, che viene fatto anche ad alcune filosofie post-kantiane, penso a quelle delle lesiane nicciane, che Meyessou considera in realtà appunto facendole rientrare all'interno del circolo correlazionale, affermando che avrebbero ipostatizzato i correlati nelle forme della volontà di potenza per quanto riguarda Nietzsche e di una vita per quanto riguarda Deleuze. Neanche queste filosofie, che pure avrebbero ampiamente ripensato il trascendentale, sono riuscite ad accedere ad una dimensione di sfondamento totale. Sia Nietzsche che Deleuze, forse lo ricorderete, fanno riferimento a il mondo che diviene favola. Nietzsche lo fa in Subverità e menzogne in senso extramorale, Deleuze lo fa nelle sue lezioni su Kant, e quando evocano questo mondo che diviene favola fanno evidentemente riferimento al collasso assoluto del principio di ragion sufficiente. Cioè non c'è più alcun tipo di ragione perché le cose siano così e non in un altro modo. Accettiamo questo risultato, sfondiamo il trascendentale e appunto attiviamo uno spettro di contingenza che tuttavia non è assoluta. La contingenza riguarda il collasso stesso del principio di ragion sufficiente, non riguarda la possibilità di fare della contingenza un nuovo assoluto o un nuovo fondamento. Il punto di questa deassolutizzazione nicciano-deleziana è quella di riuscire finalmente a pensare alla deassolutizzazione di tutti i giudizi, facendo a meno di una ragione non contingente cui rimandano tutti i giudizi. L'operazione di Meyessou invece è precisamente l'opposto, cioè la contingenza assoluta è un dato fondativo, il principio di ragion sufficiente non soltanto è sfondato, ma è l'irragione che si fa principio, e quindi ora il mondo è dominato da questo principio ipercaotico che non è più soltanto una posizione gnosologica o estetica, ma è una posizione pienamente ontologica, speculativa e appunto materialista e realista. Dice Meyessou, andiamo a ricollocare entro la cosa stessa ciò che avevamo erroneamente scambiato per un'incapacità del pensiero. L'irragione è una proprietà ontologica assoluta e non il segno della finitudine della nostra ragione. Meyessou chiama questo elemento fatticità, e la fatticità è proprio l'impossibilità per le filosofie legate al kantismo di fornire una deduzione
genetica dello sfondamento del principio di ragione sufficiente. Non possiamo fare una deduzione genetica perché, come anche in Kant, non è possibile fare delle forme a priori degli enti necessari. L'unica deduzione possibile è una deduzione di tipo descrittivo oppure strettamente trascendentale, mai genetico in senso stretto. Invece Megistu cerca di dare una deduzione genetica del principio di ragione, mostrando come siano direttamente gli alberi, le stelle, le leggi fisiche, il reale, a poter collassare su se stesso. La deduzione genetica di Megistu consiste nel mostrare come fondamentalmente il correlazionista sia costretto ad ammettere l'assolutizzazione della fatticità, dove la fatticità è proprio l'impossibilità di dare una prova assoluta, genetica e inconfutabile della contingenza. Lo dimostra creando, come fa molto spesso, un schieramento in cui ci sono da un lato un dogmatico cristiano che afferma che esiste una vita dopo la morte, dall'altro un dogmatico ateo che dice non c'è alcun tipo di vita dopo la morte. Il correlazionista, naturalmente, sappiamo, non può mai prendere posizioni sull'assoluto e quindi le accetta entrambi come potenzialmente valide. Poi entra in scena l'idealista soggettivo in cui dice invece che non può esserci nulla di diverso dal per noi. Ciò che è diverso dal per noi è totalmente impensabile, e a questo punto il correlazionista, dato che non può prendere posizioni sull'assoluto, è costretto a fare propria anche la posizione dell'idealista soggettivo, di fatto assolutizzando un aspetto della correlazione che è precisamente la fatticità o appunto l'essere. Per non cadere in scacco, il correlazionista è costretto a diventare realista speculativo e quindi ad assolutizzare quell'aspetto che nel postkantismo era ritenuto una debolezza o un limite del pensiero, e cioè la fatticità, l'impossibilità di penetrare a una necessità assoluta, perché l'unica cosa che possiamo affermare è che tutto è contingente. Questa contingenza, e qui chiudo, ci sto con i tempi, ho sforato, questa contingenza è una contingenza assoluta intesa come poter essere altro, ma il possibile da intendere in modo diverso da come fatto tradizionalmente. Non è un possibile casuale, rapsodico, aleatorio, rappresentato ad esempio dal dado, cioè non è un possibile che viene estratto da un regime selettivo, di cui quindi possiamo comunque calcolare probabilità, o che si rifà comunque a un reale di cui retroiettivamente è una... Un possibile. Il possibile a cui fa riferimento Megistu è legato alla lezione di Badiou, di cui ci parlerà dopo Giulia, che riprende Cantor. Nessun tutto è totalizzabile, nessun insieme è totalizzabile, e quindi nessun possibile fa riferimento a qualcosa di già inventariato. L'evento si dà come nuovo rispetto a qualsiasi possibile già determinato da un insieme totalizzante. Io ho chiuso. Allora, ovviamente gli applausi che sentite non sono fatti da persone che stanno dall'altra parte del computer, sono totalmente registrate perché è vietato riunirsi, sono vietati i luoghi di aggregazione. Passo la parola a Giulia Castagliuolo che ci parla di Alain Badiou. Bene, allora, Badiou non è un filosofo che, per quanto sia ancora in vita e comunque continua a scrivere e a dire molto, sia chissà quanto conosciuto, soprattutto negli ambienti accademici. Tant'è che alcuni studiosi, ho scelto questa citazione anche in base, diciamo, all'esperienza che stiamo vivendo con il coronavirus, eccetera, lo reputano la sua filosofia come un virus sulle altre filosofie, e spesso, proprio come se si trattasse di un virus, viene combattuta la filosofia di Badiou, soprattutto nei dipartimenti universitari. Badiou spicca per essere recepito come un conservatore, e ciò si deve in primo luogo a tutti gli sforzi che ha indirizzato per tenere in piedi categorie come quella del soggetto, di verità, che invece i suoi contemporanei si sforzavano di decostruire. Seguendo l'eredità paterna, Badiou ha fatto della matematica la via privilegiata per riuscire a comprendere l'essere. Il suo pensiero poggia e si edifica sul confronto con Sartre, con Lacan in particolar modo,
E in particolar modo, dicevo, l'incontro con la psicanalisi lacaniana risulta importante per la definizione dello stile architettonico della sua concezione filosofica. Addirittura all'interno di un'opera di Badiou, Manifesto per la filosofia, afferma che oggi una filosofia è possibile a condizione di essere compossibile con Lacan. Quindi questo vuol dire che Badiou afferma, avverte l'esigenza di un rinnovamento della categoria di soggetto, e questo lo pone in una linea contrapposta rispetto a Heidegger, Deleuze, Derrida, Nancy. E, sempre grazie all'influsso di Lacan, Badiou giunge a scoprire, nonostante diciamo, l'influenza del materialismo dialettico al quale comunque aderisce, la formalizzazione matematica come strumento per la concezione dell'essere. Nella sua celebre opera L'essere e l'evento, la conseguenza di questa adozione appunto della formalizzazione matematica come strumento per la concezione dell'essere arriva a far sì che egli formuli la tesi radicale secondo cui solo la matematica può parlare dell'essere, quindi solo la matematica può effettivamente corrispondere all'ontologia. Oggi tuttavia non parlerò dell'essere l'evento, nonostante appunto il nostro incontro sia sull'evento, ma proverò ad avventare il reale, che per Badiou in un seminario del 1999 al Collège International de la Philosophie è fondamentalmente oggi perso, perduto. Cioè mi riferirò a un'opera in particolare che non è altro che una trascrizione di un seminario appunto tenuto da Badiou nel 1999 intitolato Alla ricerca del reale perduto. Ecco. Volendo risalire, seguendo Badiou, al senso del reale, bisognerà partire da ciò che nello svolgersi delle pratiche quotidiane sembra ovvio, scontato, quasi impercettibile. Innanzitutto occorre fermarsi un momento di fronte alla parola reale, non tanto per contemplarla, ma per analizzarne gli usi. E seguendo Badiou, noi ecco, avvertiamo, almeno appunto seguendo il suo modus operandi all'interno di quest'opera, il reale come un termine utilizzato essenzialmente in modo intimidatorio. E questo, su questo non sembra avere tutti i torti, nel senso che è opinione diffusa che non si possa fare nulla contro ciò che è una realtà. Però allo stesso tempo ci domandiamo: ma il reale è davvero solo fonte di imposizione, figura di una legge ferrea? Cioè il reale esige in ogni circostanza una sottomissione piuttosto che un'invenzione? Rispondere a queste domande, ma in generale rispondere a questioni che hanno a che fare con il senso della realtà, non è una cosa estremamente facile, non ci voleva Badiou per riconoscerlo. E soprattutto perché questa questione, ancor più di altri problemi filosofici, ci pone di fronte all'impossibilità di non poter iniziare appunto né dal concetto, cioè non possiamo né cominciare dal concetto, dall'idea, dalla definizione, né tantomeno dall'esperienza, dal dato immediato, dal sensibile, perché le filosofie idealiste che partono dal concetto mancano il reale approdando a mere ipotesi, mentre invece le filosofie che si mettono alla ricerca di un reale autentico e concreto a partire dal riconoscimento della debolezza delle tesi idealiste finiscono invece per determinare la realtà come un'imposizione. Però nonostante le difficoltà, anche a costo di non approdare a nulla, ci poniamo una domanda, nonostante sia così difficile, appunto, secondo Badiou, iniziare un discorso sul senso del reale. Cioè, a chi è affidato oggi il sapere del reale? Se concordassimo con Badiou su questo punto, diremmo che il sapere del reale è detenuto dall'economia.
e ci dice: essa conosce il reale e ce lo impone. L'economia, infatti, è presentata dal filosofo come un sapere volto essenzialmente a validare il carattere intimidatorio del reale. Infatti è definita una scienza impotente nella misura in cui non ci mostra come si potrebbe uscire dalla concezione intimidatoria oppressiva del reale. Però, dico io, cioè, magari l'economia non ci mostra questa via di uscita, però magari questa via d'uscita non esiste, o magari l'uscita esiste ma non può essere varcata attraverso un qualsiasi sapere dotto considerato come l'ultima parola sul reale. Eppure, anche se volessimo affidarci all'esperienza, anche l'esperienza sembra mostrarci imprigionati nella dominazione del reale come intimidazione o sottomissione. Infatti, Badiou ci dice che il mondo sensibile, lo cito, non ha alcuna nudità particolare e affidarsi puramente e semplicemente all'immediato sensibile non fa che consolidare ciò che reale significa nelle opinioni dominanti. In una prospettiva in cui il nostro incontro con il reale è interamente strutturato dalla figura del mondo così com'è, ovvero da un mondo sottomesso all'imperativo del reale come intimidazione, lo scandalo è la rivelazione di un piccolo pezzo di reale, cioè costituisce un'eccezione, una sorta di svelamento di un frammento di realtà. Quindi lo scandalo potrebbe apparire come una sorta di pietra che troviamo lungo il nostro cammino, abbastanza piccola da poter essere distrattamente ignorata e abbastanza grande da farci inciampare. Però è effettivamente lo svelarsi di un eccesso, di un'eccedenza, di un'eccezione rispetto al contesto? Cioè il senso di questa pietra lungo il mio cammino è il suo essere semplicemente un'eccezione? Badiou ci aiuta a vedere diversamente il tutto, cioè lo scandalo diviene l'occasione per la maggioranza di dichiarare la propria sottomissione al concetto generale del reale. Quindi è sì un'eccezione, ma fino a un certo punto, proprio perché serve, è funzionale a ribadire la sottomissione al concetto generale intimidatorio del reale. Secondo Badiou, per riuscire ad avere presa sul senso della realtà è necessario inserirsi in un processo che sia di volta in volta sempre singolare. E in linea con questo considera l'aneddoto di Molière che muore mentre recita Il malato immaginario. Cioè Molière si trovava realmente a recitare la parte del malato immaginario quando viene, come dire, cioè, muore a causa di una malattia mortale che si dà realmente in quel momento. Quindi la malattia mortale si manifesta nel momento in cui Molière sta realmente recitando la parte del finto malato. Badiou trae da tale situazione che il reale non si conquista se non viene in qualche modo smascherato, cioè il reale si rivela nel crollo di una finzione, ci dice. Qualsiasi accesso al reale ne è la divisione, cioè detto in altri termini, qualsiasi accesso al reale è una divisione non soltanto del reale della finzione, ma del reale stesso. Qualsiasi accesso al reale, inoltre, è un accesso violento, proprio perché bisogna fare in modo che attraverso questa via d'accesso violenta si dia un rapporto tra parvenza e reale, nel reale. Qualsiasi accesso al reale, dunque, provoca danno, perché è uno strappo della maschera, e in questo contesto si colloca anche il senso di una nozione centrale all'interno del pensiero di Badiou, cioè l'evento. L'evento è per l'appunto l'atto
fatto di strappare via la maschera, cioè non è qualcosa di interno alla rappresentazione stessa, ma è un qualcosa che giunge da altrove, un altrove difficilmente situabile, spesso insormontabile e improponibile. Esiste sempre un eccesso della rappresentazione rispetto alla presentazione, per cui lo stato di cose non è mai trasparente. L'evento si lega al vuoto della situazione e al suo eccesso. Quindi l'evento è la verità della situazione che rende visibile ciò che la situazione ufficiale deve reprimere. In questo senso può risultare utile prendere in considerazione un esempio che riporta Badiou, cioè quello della Rivoluzione Francese. Ci dice: la Rivoluzione Francese è l'evento che rende visibili gli eccessi e le inconsistenze, le bugie dell'Ancien Régime. È la verità della situazione dell'Ancien Régime localizzata, legata ad essa, proprio perché l'evento è sempre la verità di una situazione specifica. Quindi è la rottura radicale con la situazione, e da ciò sorge il soggetto, cioè l'evento è un'interruzione traumatica che fonda un soggetto che affiora in modo finito e rimanendo sempre fedele all'evento stesso, da cui appunto scaturisce. Dunque, che dire? L'evento è una nozione estremamente complicata da trattare, appunto Badiou dedica molto spazio per questo, però mettiamo un attimo da parte, diciamo, questa nozione centrale, e per ritornare a interrogarci su ciò che il reale vuol dire per questo filosofo. E tra le varie cose ci dice che nel momento in cui siamo alla ricerca di questo reale che sembra essere perduto, è necessario cercare di afferrare una qualche definizione. E per questo motivo fa riferimento alla definizione che Lacan dà di reale come l'impasse della formalizzazione. La formalizzazione è sempre regolata e all'interno del formalismo vi è sempre un'attività particolare. Ad esempio, nel caso dell'aritmetica, tale attività è costituita dal calcolo. Il reale dell'aritmetica finita esige un'infinità subgiacente che sia il fondamento reale del calcolo e di qualsiasi risultato possibile del calcolo stesso. Quindi il reale dei numeri finiti dell'aritmetica elementare è un infinito subgiacente che è inaccessibile alla formalizzazione, che ne è dunque l'impasse. Fa ulteriori esempi in questo senso, prendendo in considerazione le immagini cinematografiche, dicendo che il punto di diciamo l'impasse della formalizzazione cinematografica è data dal fuoricampo, così come per esempio andando sul piano politico, Badiou dice che il reale della politica è ciò che sta fuori dallo Stato, in quanto lo Stato è la formalizzazione della politica e il comunismo è l'infinito dello Stato. Ad ogni modo, dal suo punto di vista, l'affermazione del reale come impasse della formalizzazione comincia da un'affermazione inaccettabile per la formalizzazione, che è l'affermazione secondo cui l'impossibile esiste, cioè il gesto di conquista del reale è proprio dichiarare che l'impossibile esiste. Ecco perché, per quanto riguarda il capitalismo, che rivendica la proprietà privata come necessità naturale, che qualifica l'uguaglianza come un'utopia umanamente impossibile, eccetera, il suo punto di impossibilità è proprio l'affermazione dell'uguaglianza come possibilità. Quindi il comunismo, per Badiou, è il solo processo esistente di rivelamento del reale del capitalismo.
Infine, Badiou ricorre alla poesia per esplorare il senso del reale e in questo senso sceglie che sia Pierpaolo Pasolini a fargli, per così dire, da Virgilio. E questo perché Badiou ritiene che Pasolini abbia in vita sentito intimamente l'urgenza della questione del reale della storia e prende in considerazione all'interno della ricerca del reale perduto un componimento nello specifico, no, di Pierpaolo Pasolini intitolato Le ceneri di Gramsci. Attraverso questo componimento Badiou arriva a rilevare che il reale non esiste che in forma di esilio, dato che accedervi suppone che ci si allontani dalla via, dalla vita ordinaria, dalla vita comune, e dunque il reale non è ciò che struttura la nostra vita immediata, ma ne è sempre il remoto segreto. Il reale di cui Gramsci ha nutrito la propria esistenza, il reale della rivoluzione proletaria, è svanito, perciò Gramsci ci viene presentato da Badiou come l'esiliato storico. Gramsci, Pasolini chiede a Gramsci: mi chiederai tu, morto disadorno, d'abbandonare questa disperata passione di essere nel mondo? E Gramsci risponde: ho voluto ciò, ma vi chiedo di non più volerlo, vi chiedo di rinunciare a questa disperata passione di essere nel mondo. Per il poeta la caratteristica del mondo occidentale è proprio quello di essere e di voler essere al riparo da qualsiasi reale, cioè ci troviamo di fronte a un mondo che è orfano di Gramsci, un mondo orfano della storia in cui regna, per dirla con Pascal, il divertissement, in cui si sostituisce la vita con la sopravvivenza, rinunciando per l'appunto alla disperata passione di essere al mondo. Quindi siamo di fronte a una vita disabitata che non è più orientata dal progetto di realizzare il proprio reale, una vita smarrita. Oggi, e Badiou, proprio a partire dal componimento di Gramsci, arriva a riflettere sulla situazione attuale, prendere posto nell'esistenza, cioè vivere, significherebbe dal suo punto di vista gestire l'umile corruzione. Vale a dire, e lo cito, ciò che importa oggi è avere il denaro, comprare quello che si vuole. Questo è il fondamento incrollabile del mondo così com'è. È l'umiliazione, è l'umile corruzione condivisa da tutti. Noi invece dovremmo sforzarci, dal suo punto di vista, di domandarci continuamente, cioè noi dovremmo fondamentalmente provare costantemente a domandarci se l'impossibile può esistere. Dovremmo ascoltare le domande di Pasolini, tra cui quella: potrò mai più con pura passione operare se so che la nostra storia è finita? Badiou a questa domanda, ad esempio, risponde: sì, possiamo continuare ad operare con passione pura, nonostante appunto la storia in cui, come la intendeva Gramsci, è finita. Dobbiamo per farlo rinunciare al racconto storico, strappare la maschera della finzione democratica, sperimentando sotto l'idea del comunismo forme democratiche totalmente diverse. Dobbiamo ripartire da una nuova concezione del reale che non pretende che la storia sia al suo servizio, ovvero si deve ricominciare da una nuova concezione del reale che rinuncia all'idea che la negazione generi l'affermazione, perché la negazione, secondo Badiou, porta solo ed esclusivamente alla negazione. Per cui la chiave d'accesso al reale, alla fine di tutta questa operazione, non è altro che trovare, scoprire la potenza di una dialettica affermativa. Niente, finito. Grazie. Allora, prima di dare la parola ad Alessandro, vi do pochissime indicazioni. Se volete fare delle domande, visto che avete scritto un sacco, quindi non riusciremo a leggere tutto quello che avete scritto in tempo
reale. Se volete fare delle domande, scrivete in maiuscolo all'inizio di ogni domanda che intendete fare, AMA, A-M-A, e poi fate la domanda. In questo modo io le leggo, ma adesso AMA che sta sia per... Ok, basta. Amadeus. AMA sta per AMA. Va bene, grazie. Allora, innanzitutto grazie perché, allora, io ovviamente mi trovo qui questa triste situazione di dover... tutte queste cose meravigliose che sono state dette, cercare un po' di portarle su Mi dispiace, sul reale, e ho trovato delle cose, degli spunti molto molto interessanti, anche perché abbiamo parlato di un sacco di cose molto 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 belle, ma ci troviamo anche in un momento veramente perfetto, no? Questo che abbiamo appena vissuto, proprio, mi sono completamente dimenticato il tuo nome, Giulia, quello che ci ha detto Giulia è perfetto, perché stiamo proprio vivendo adesso, grazie a questa cosa del coronavirus, a un momento di svelamento del reale, e si riaggancia tantissimo, per cui ti vorrei chiedere alcune cose al riguardo, anche sulla questione proprio capitalistica, sull'acquisto, anche perché adesso è veramente impossibile acquistare alcune cose. Quindi si vede l'effetto preciso e specifico di cosa può succedere quando non si acquista, quando non si compra, quando in un certo senso si smarrisce la possibilità di continuare questo sogno capitalistico dell'uguaglianza, della possibilità di tutti, che appunto sostenevi dicendo essere l'ultimo... come dire, l'ultimo status del capitalismo barra comunismo. Questa è una cosa di cui vorrei chiederti. E poi un altro spunto, e poi passo alle domande. Un altro spunto molto interessante, e qui devo essere molto sincero, ho trovato molto molto interessante alcune cose che ho anche letto, che ho visto qua, alcune domande le riprenderò, me ne sono segnate, mentre stava appunto dicendo Melania, riguardo il fatto di questo filosofo che non conoscevo. Quale? Meissu. Esatto, sulla questione del correlazionista, che ci ha spiegato molto bene cos'è, chi è, me lo sono immaginato un po' come il true neutral di Dungeons and Dragons, in questo senso, per cui in questo senso io l'ho interpretato, però mi è sembrato anche che questa filosofia potesse in un certo senso avere delle connessioni abbastanza interessanti con una visione della fisica quantistica, perché hai detto alcune cose che vorrei un pochino esplorare riguardo proprio la possibilità di una decisione barra non decisione, comunque di senza entrare nell'aleatorio, proprio nel non decidere in un certo senso, ma comunque produrre dei significati. Could it be ok? Allora, queste sono le mie suggestioni. Purtroppo, ripeto, io non conoscevo niente di nessuno di queste due figure in maniera importante, se non che ho notato, e qui arrivo al primo pensiero, Lacan. È una mia impressione molto molto forte che qui Badiou ci voglia dire, in un certo senso, questo reale è un po' una... adesso devo trovare i miei appunti perché guarda qua quanto fatto l'ho scritto. Esatto. E si parlava appunto della matematica come ontologia, che ci torneremo perché ho visto che è piaciuto molto ai nostri amici. Ah, il carattere indeterminatorio del reale, che secondo me è super super interessante, e questo concetto proprio del reale esiste, cioè quasi come se... volgarmente dicendo le cose irreali in questo senso, si è visto da Badiou esattamente come l'altro viene visto da Lacan, cioè come una cosa così difficile, lontana, distante, che in un certo senso non posso completamente raggiungere, vedere, posso solo per approssimazione così intuire, anche perché non sarò mai l'altro. Si può dire che in un certo senso il reale perciò non esiste se non nel momento della disvelazione? Ma allora, se ho detto delle mostruose orrendezze, cioè, ditemelo, perché ovviamente no. Sono proprio digiuno di entrambe. No, nel senso, alla fine ci sta, fai bene. Che dire, mi chiedi se il reale esiste? Cioè, nel senso, può essere una metafora calzante, però al tempo stesso ci devo entrare in rapporto, no? Questo è un po' quello che succede con l'altro. Da un punto di vista così lacaniano, è questo. Io immagino, ho intuito che
parte della, delle riflessioni, insomma, sono sull'altro. Si parlava dell'altrove, proprio, sì. L'evento come lo strappare via la maschera dell'altrove, e mi ha pensato che questo altrove, mi ha balenato l'idea che questo altrove fosse simile, cioè, no? Nella trattazione. Allora, l'evento non è lo strappare la maschera dall'altrove, cioè l'evento è un atto che non viene dal di dentro, per l'appunto, cioè dal di dentro della situazione, ma è un atto che inspiegabilmente quasi giunge da altrove, da lontano e in modo immediato. Cioè è estremamente difficile cogliere effettivamente cosa sia questa nozione. C'è una ci cosa... sono molte cose che anche io, per esempio, non ho ben chiare, però sicuramente, ecco, l'evento non è, cioè non è un qualcosa che svela un altrove, ma esso stesso viene da altrove, nel senso che non è un atto, come si potrebbe pensare, interno, perché appunto è ciò su cui tra l'altro si fonda il soggetto e la capacità anche del soggetto di poter riconoscere la verità e interagire con questo, sì. Lascio, cioè, che le cose mi portino altrove, no? Diceva Morgan. Badiou. Boh, cioè, nel senso, capisco che sia io poi, vabbè, ho dovuto dare dei brevissimi cenni, però, cioè, è una nozione estremamente complessa che è difficile da liquidare in e con le porte che si aprono da sole anche. No, no, certo, anche perché poi una domanda che è emersa dalla chat mentre stavi spiegando, l'ho vista, è una cosa interessante. Abbiamo parlato un pochino su di economia, ha detto una cosa molto bella che sicuramente cioè il fatto però... che è la, il sapere, una scienza, esatto, impotente. Sì, se questa economia come impossibilità, no? Cioè impossibile, impotente nel senso, suppongo, del fatto che non possa altro che mostrare il meccanismo, essere parte integrante di una sorta, esatto, di meccanismo che si, sì, ripete. Sì. E, ma in fondo chiedevano, ma il mercato in fondo non è un insieme di eventi? Quindi da un punto di vista così economico, quest'idea del mercato come insieme di eventi, e tu dici sì, relativamente sì, eventi inteso forse non in senso così del nostro amico di qui sopra, che può essere interessante esplorare. E l'altra cosa molto molto interessante era proprio questa, la questione del momento che stiamo vivendo adesso. Cioè questo momento che stiamo vivendo, questa storia del coronavirus, che costringe, tra virgolette, a calare il sipario sull'acquisto, perché è finita, il giro della mucchina non esiste più. È una volgarità parlarne così, però mi ha dato una sorta di impressione molto forte riguardo una possibilità di uno svelamento di quello che è il meccanismo economico in atto. Cioè nel senso, non siamo tutti uguali. Qualcuno dovrà pagare 200 euro questo gel di amuchina, se gli serve. E quindi mi sembrava carino magari vedere se questo può essere, secondo te, un momento di svelamento. Make sense? O è totale follia quello che sto dicendo? Cioè, nel senso, lui pone i termini, anzi, cioè lui fa un discorso estremamente semplice sotto alcuni punti di vista. E nel farlo e nel renderlo semplice, a tratti lo banalizza una serie di problemi e di questioni che appunto si danno nel, diciamo, nel sistema capitalistico, che in qualche modo prende in esame, anche se in modo molto sommario. Cioè lui ci dice che fondamentalmente il capitalismo è la formalizzazione che la cui realtà è data dall'eccedenza costituita dall'uguaglianza, cioè la realtà del capitalismo, l'impasse del capitalismo è dichiarare la possibilità dell'uguaglianza. Senza poi effettivamente raggiungerla mai. In certo senso. Adesso, cioè, lui ha in quest'opera getta delle basi, delle proposte per in qualche modo riuscire a
compiere una rivoluzione che abbatta la formalizzazione capitalistica per poi dopo in qualche modo entrare in una diciamo in una dimensione in cui l'uguaglianza viene dichiarata, la possibilità dell'uguaglianza viene dichiarata, però allo stesso tempo lo fa in modo molto sommario, cioè stiamo parlando comunque di una conferenza, di una trascrizione di una conferenza, poi ci sarebbero magari altri scritti in cui affronta meglio questi problemi, però io non sono particolarmente un amante di Badiou, per cui non posso aiutarti chissà quanto. Una cosa però effettivamente sì, cioè nel senso il discorso suo, anche il dire l'economia è una scienza impotente o dare questa svolta al senso di realtà che passa attraverso Molière, Pasolini, eccetera, è piacevole, anche interessante sotto certi punti di vista da masticare, da valutare, però comunque... Prima di passare alle domande, ce ne hanno fatto qualcuno, aspetto che le nostre amiche ce ne facciano qualcun altro, magari quelli iscritti al seminario, no, se vogliono. Era interessante anche l'altra questione che cacciava Alessandro, quella relativa al... possiamo fare in modo che si vedano tutti quanti. Non lo so. Voi che non esistete, perché questo non è assolutamente un luogo di aggregazione, riuscite a... La questione della matematica... della matematica passare l'acqua, scusate, non voglio... No, manca Melania, vabbè. È la questione della matematica come ontologia, no? Che, cioè, siamo la fare le mani. Tanto il sapere dell'ontologia, ma è proprio l'ontologia, sì. L'ontologia stessa è una cosa che mi sembra valere per tutti e due gli autori, esattamente come mi sembra in fondo valere per tutti e due gli autori la questione dell'evento come qualcosa che mostra in qualche modo il reale, anche se viene inteso in maniere diverse, attraverso una rottura dell'orizzonte del possibile in una determinata situazione. Sì. Dietro a questa esigenza di dimostrazioni serrate, che tentano di fare tutti e due, secondo me Badiou in particolare senza particolare successo, perché talvolta si sente veramente, veramente che sta forzando, che sta veramente calcando la mano su cose sulle quali non potrebbe farlo, tanto è vero che poi tutto l'affare Sokal era intorno all'essere da quale esigenza muove, secondo voi, questa necessità di fare della matematica una guida verso il reale? Questo è un pensiero molto interessante. Secondo me si riallaccia molto con quello che stava dicendo prima Melania riguardo il conosciuto autore di cui sto, perché li prenderò e andrò a leggere a casa se non mi stanze qua. Ovvero, parlavi di spettro di posizioni. Sì. La questione dello spettro di posizioni l'hai accennata, magari non so quanto possa essere sensata, però ha a che fare con adesso non posso parlare nello specifico della matematica, della fondazione della matematica di Lacan, forse sì, ma non della matematica stessa, perché ovviamente non mi occupo di questo, però di base l'assunto, no, di una parte della filosofia della fisica quantistica e perciò anche indirettamente di un assunto matematico è il fatto che di un evento io non possa dare una effettiva classificazione, non possa entrarci dentro, diciamo, e possa solo vedere i risultati, oppure nel momento in cui ci entro lo vado a modificare, ed è una cosa molto simile a quello di cui si parlava riguardo alla parte del testimoniato. Eh sì, perché ci sono, esatto, perché c'è, insomma, la classica esempio stupissimo che si fa per banalizzare al massimo la possibilità di comprendere che cosa significhi. Ci vuole qualcuno che ci dica come si faccia a parlare di questo gatto, il nostro fantastico gatto morto e vivo, che sappiamo dentro la scatola, perché fino a quel tipo di filosofia quantistica, tra virgolette, ci dice, filosofia ci dice, questo gatto non possiamo sapere se è vivo o morto, perciò dobbiamo assumere che sia vivo e morto insieme. Uh-huh. E,
E poi andiamo a aprire la scatola e vediamo, ah sì, è morto, ah sì, è vivo, povero ragazzo. Però al tempo stesso siamo intervenuti nel sistema, siamo intervenuti nell'evento e perciò l'abbiamo in questo senso distrutto. Mm-hmm. Per cui la matematica, perché? Perché ha questo particolare che hai detto bene tu, no? Quest'idea di, è permeata come, cosa che succede riguardo ontologia del reale. Ma in realtà il meglio su, il motivo per cui si sceglie come chiave d'accesso alla matematica è giustificato a partire dalla distinzione classica tra qualità primaria e secondaria. Cioè la matematica sarebbe l'unico strumento che non ha bisogno della nostra relazione, cioè non ha bisogno della nostra presenza, cioè che funziona a dispetto del rapporto nostro con le cose. Diletta d'accordo. Cioè la matematica appunto sarebbe l'unico strumento che può fare a meno di noi, che funzioni anche con il nostro annichilimento totale, che è precisamente quello che accadeva nella tradizione classica quando si distingueva da qualità secondarie e primarie, dove quelle secondarie erano inevitabilmente legate a noi, mentre invece quelle primarie rivelavano un'essenza che appunto poteva tranquillamente prescindere da noi. Per cui sì, la matematica qui funge da nostalgia per l'incontaminato, l'aprospettico, l'assoluto, che a mio avviso sono tutti elementi abbastanza pericolosi. E quindi la cosa che mi interessa di questa filosofia è che le premesse siano così pericolose e che poi le conclusioni siano paradossalmente così vicine a quelle che a noi sono più care. Cioè questi per caos, questo principio di ragione. Sono affascinanti, però poi se sono contestualizzati come una necessità di avere un fondamento, un'origine, mi sembra che sbaraglino tutto il lavoro di 50 anni di filosofia in cui eravamo riusciti ad uscire da questa referenzialità. C'è un massimo pericolo in questa cosa. Questo è molto interessante. Cioè, non lo so, anche ho letto tipo interviste in cui parla di Deleuze e cioè, non si rende conto che. Cioè il rapporto col trascendentale può essere diverso da quello assoluto che ricerca lui. E secondo me è anche più interessante perché con autori come Deleuze si può lavorare. Invece con autori come Meillassoux secondo me è impossibile lavorare. Cioè ci fornisce un assoluto, un fondamento. Cioè ok, mi dai un assoluto, un fondamento, però poi io non sono in grado di fare alcun tipo di riflessione. Sì, la stessa cosa vale con Bayou. Cioè, quando chiedo in giro, hai letto Meillassoux? Sì, incredibile, l'unico filosofo contemporaneo che finalmente mi dà argomentazioni serrate. Però, di fatto, sono argomentazioni serrate assolutamente sterili che rendono impossibile fare un tipo di lavoro di sperimentazione effettiva. Muovono ad esigenze veramente deliranti e contro autori che forse sarebbero dovuti leggere meglio, perché addirittura la fenomenologia, che come sapete io disprezzo, mi sembra andare oltre. Aspetta, adesso le leggiamo. Se ci siete, io mi sposto, vado insieme al pubblico inesistente di questa camera, così per state quale motivo? Più attaccate, e vi faccio le domande di queste persone. Prima di tutto vi faccio quella di Paolo, che mi sembra fondamentale. Potete gentilmente chiedere a Francesco De Mitri di tasare la chat. Io spero, ma chi ha paura di Paolo? Futuro, se vuoi, le domande. Stavo citando Paolo Godani, con cui ho parlato del libro, lui era particolarmente entusiasta della struttura argomentativa. Salutiamo Paolo Godani. Ah, ok. Allora, iniziamo con la prima domanda che viene da Riccardo D'Attilio, che ci segue sempre, lo salutiamo. Ci dice, ma si può distinguere tra realtà noumeno inconoscibile e normalità, verità imposta? E poi fa una domanda poche righe dopo, ma l'evento è identificabile con il cambiamento come intuito dalla mente umana? Allora, mi ripeti un attimo la prima? Si può distinguere tra realtà, come noumeno, non normalità, verità imposta? Verità imposta? Cioè, non so che cosa intendi precisamente con verità imposta. Cioè, se probabilmente quello che tu fai riferimento con normalità, verità imposta, è quello che io chiamavo reticolato trascendentale. Cioè il fatto che qualsiasi fenomeno venga ricondotto a condizioni universali, quindi sì, c'è una legislazione cui è sottoposta l'esperienza, dietro cui ipoteticamente si può celare una realtà in sé. Il punto è che nel kantismo le due cose restano completamente separate, mentre invece in altre filosofie i due scenari collassano e quindi non esiste più un rimando a condizioni universali e a un'intersoggettività che conferisce uno statuto universale all'enunciato, ma siamo appunto in un contesto di deassolutizzazione di qualsiasi giudizio, quindi poi
cioè, non so, l'evento che... identificabile con il cambiamento intuito della natura umana? No, assolutamente no. No. Va bene. Mattia Montanaro, che ci scrive da Udine, che salutiamo con affetto, ci fa due domande. Una è, ma ricordo che da qualche parte sia Meghiassù che Badiou parlano di void, l'insieme vuoto, al cuore di ogni situazione contingente, il cui affiorare nel simbolico è l'evento. Ma Giulia, sapresti spiegarmi perché questo accostamento del reale e del vuoto? Grazie. Mi sembra più o meno la stessa domanda, rivolta del tutto a te. Prego. Sì, no, cioè nel senso, lo si diceva anche quando in qualche modo ho cercato di definire cos'è l'evento per Badiou, nel senso che lui dice l'evento si lega al vuoto proprio di ogni situazione, laddove per situazione Badiou designa, scusatemi, ogni particolare moltitudine che consente una presentazione molteplice, che non è un puro essere in quanto tale. Dunque, fondamentalmente, dicevo, l'evento si lega al vuoto proprio di ogni situazione e a ciò che eccede la situazione. Perciò, esso è la verità della situazione che rende visibile ciò che la situazione ufficiale deve reprimere. Non so se... in qualche modo ditecelo voi, è un po' più chiaro, ma ha scritto solo la prima parte, la seconda è non capito, anche vero. L'appello alla matematica mi sembra rientri questo discorso. Tutto ciò aspetta, no, quello è Matteo, aspetta, è sempre lui, ma c'è un'altra, questa qua è di Mattia, questo è di Mareo. Ah, okay. Mareo dice, ma quale atteggiamento permette di capire meglio il reale di cui parlate? Definirlo da un punto di vista storico-sociale o analizzandolo in maniera ideologica e psicologizzante? Il reale di cui parliamo noi o di cui parlano gli autori? Immagino gli autori. Abbiamo parlato. Noi non esistiamo. Non esistiamo. Quindi no, non ho capito la domanda, se potresti ripetere. Quale atteggiamento permette di capire meglio il reale di cui parlate? Definirlo da un punto di vista storico-sociale o in maniera psicologizzante? Ma nel caso di Meghiassù l'analisi storico-sociale manca del tutto. Ma anche quella psicologizzante. Esatto, quando gli fanno interviste e saltano fuori le questioni, ad esempio, dei femminismi, perché qualcuno cerca di metterlo in difficoltà, ti dice, ma perché ti occupi di metafisica invece non di queste cose di cui tutti sono entusiasti? È evidente che per lui l'unico modo per accedere al reale sia quello attraverso le scienze sperimentali. Cioè, accedere al reale significa avere un tipo di informazione rispetto a quelle che sono le leggi fisiche, sapere che sono contingenti, ma che nonostante siano contingenti non ci troviamo da un momento all'altro in situazioni diametralmente opposte. L'ultimo capitolo è tutto dedicato a questo problema, cioè ok, contingenza assoluta, però perché poi dopo le leggi fisiche sembrano poi ripetersi sempre identiche di giorno in giorno. Quindi cioè, penso che Meghiassù non c'è alcun tipo di riferimento a situazioni storico-politiche, e neanche la storia della filosofia ci ha fatto eccezione per Kant, Heidegger e Wittgenstein. Il discorso che non è... esatto, cioè il discorso è indipendente da qualsiasi scenario non contemplato dalla sua stessa argomentazione. Matteo continua. Però ecco, però per esempio in Badiou, anche in base al discorso che abbiamo fatto, la situazione è un po' forse diversa, cioè nel senso che almeno nell'opera in cui abbiamo preso, cioè che abbiamo preso in considerazione, credo che la dimensione storico-sociale sia una dimensione che viene presa in considerazione, così come anche quella, un certo tipo di dimensione che ha a che fare con questioni di stampo psicologico in qualche modo, cioè nel senso che quello che abbiamo provato sia a problematizzare all'interno di quest'opera, penso che invece la dimensione storico-sociale sia presente, tant'è che appunto si cerca di comprendere quale sia il senso della realtà che oggigiorno emerge, che sembra essere persa sotto alcuni punti di vista.
nel senso, quindi, cioè... Posso rispondere a Pisano perché in realtà, cioè, mettere... Ce ne sono due, lui ne ha fatto due. No, l'ultimo, quello del principio di contingenza, vai. Francesco Pisano chiede, ma collegandomi alla domanda precedente, il reale ha un carattere modale specifico? Caratteristicamente, contingente è qualcosa che accade o conserva una qualche forma di necessità? Più tardi chiede, il principio di contingenza di Meyesu può essere considerato una sorta di proposizione a priori? Se sì, è un a priori contingente? Aspetta, allora, un attimo. Quindi, la prima domanda... Credo che sia per tutte. Ok, ed era? Ed era se il reale ha un carattere modale specifico. E poi mi chiede, e poi chiedeva pure un'altra cosa. Se, appunto, sull'ultima parte... Se è contingente o se conserva una qualche forma di necessità. È tutto. No, no, il punto è proprio quello. Cioè, quello che cercavo di spiegare è che non sono contingenti. Cioè, sono contingenti nel momento in cui non è possibile ridurli geneticamente. Lo sforzo di Meyesu è proprio di rendere la contingenza assoluta. Quindi la contingenza non è... Cioè, sembrerebbe quasi una... necessaria contingenza. Esatto, è precisamente quello. È precisamente quello, per cui no, non è assolutamente una forma a priori contingente. Quello, se vogliamo, potrebbe essere l'aspetto kantiano delle forme a priori, perché la loro necessità non è dedotta, ma dal punto di vista di Meyesu la contingenza è l'unica cosa che possiamo affermare dell'assoluto e lo facciamo con certezza. Come anche per Badiou. Allo stesso modo, per l'appunto, lui parla ricorrentemente di necessaria contingenza e anche qui penso che un minimo emerga, anche se l'opera in cui queste nozioni vengono analizzate in modo più specifico e anche più generale è L'essere e l'evento, opera di cui non trattiamo e che sinceramente non... Ed è anche l'aspetto che mi creava più problemi, cioè perché appunto l'esito di una contingenza mi sembra grosso modo condivisibile, però poi la necessità di fare di questa contingenza un assoluto è contestabile. Io vi farei... Ci sono domande in sala? Anche perché non c'è una sala. Marco mi dice di non fumare. E un'ultima domanda, allora, per concludere, che viene da Bianca Sambuco, ed è, ma quindi domani cosa dobbiamo fare? Ci svegliamo, cosa facciamo? Leggiamo Badiou? E che facciamo? Lo tiriamo sugli sbirri? Come funziona? Devi creare una nuova concezione di reale. Cioè, no? Sì, no, devi rinunciare a questa idea di negazione e abbracciare una dialettica affermativa. Questo, cioè, basta con questi fini di sino. Assolutamente. Oppure anche, comunque, anche non leggete mai Badiou. Questo è quello. Questa domanda può essere riformulata in questo modo. Ma del pesce all'acqua pazza, tu il pachino ce li metti? Ma chi è riferita? Era Badiou, bisognerebbe chiedere adesso. Poi, chiamiamo adesso lo chiamiamo dato che è ancora in vita, vediamo. No, una cosa bella che abbiamo parlato, stiamo parlando di persone in vita, ma possiamo andare a chiedergli quelli che abbiamo risposto sono soddisfatti delle risposte, possiamo andare a chiedergli, ma questo non lo chiediamo. Francesco, grazie, grazie. Okay. Quindi sarà soddisfatto. Siete felici. No, però la cosa che possiamo fare domani è cercare un tasso di ontologia finalmente convincente dopo differenza di petizione, perché io non l'ho ancora trovato. Sarebbe una cosa bellissima. Se avete sarebbe una cosa bellissima. No. Cioè... Va bene. Come vogliamo fare? Allora, c'è un ritardo importante di tipo un minuto buono. Ma dove? No, non c'è ritardo. 4 secondi, 3 secondi. Secondi di ritardo. Allora vi salutiamo tutti, no? Avete... Il comunismo? No, puoi parlare del comunismo. Andiamo a parlare del comunismo. Che c'è da dire? Del si fa. Yeah! Bene. Ciao, grazie. Mettete like. Fatemi mettere. Abbiamo spento. Devi fare termina. Ma no, ancora no. Aspetta che lo salvo.